Ciao a tutti, cambio di location, siamo in cucina. Oggi prima ricetta light e vai, non vedevo l'ora di caricarla. Questa è una ricetta che mi ha dato il mio dietologo, non quello attuale, uno che, a cui, cioè, da cui ero stata forse il primo mio dietologo storico, tipo 10 anni fa. Aiuto. E mi aveva detto di mangiare la mela così, che mi avrebbe dato una sensazione di dolce, insomma, a modo diverso. Allora io ve lo ripropongo, a me piace un sacco, io la mangio anche così la mela, non mi creo alcun problema, solo che così io la finisco in un minuto, proprio se ci ho quasi tanto. Invece se la spezzetto, come vi farò vedere, magari mi dura un po' di più. Vi faccio vedere come fare e ora non vedete più la mia faccia, inquadriamo le mani, che così è più comodo. Cominciamo lavando la mela, io l'ho già fatto chiaramente, la tagliamo in quattro parti e togliamo il torsolo. Ecco qui. Vabbè, niente di più semplice per ora. Chiaramente è una ricetta facile facile, ci si mette proprio poco a farla. Fatta la mia mela a pezzettini, prendo la stecca di cannella piccolina e ce la grattugio sopra. Io ne metto abbondante perché a me la cannella piace tantissimo. Ecco qui. Vedete, avevo detto quando avevo parlato del caffè, rimangono tutti dei pezzettini anche nel caffè, a meno che voi prendiate quella già tritata, insomma. Però a me i pezzettini piacciono. Se a voi non piacciono, non fate altro che sostituire la cannella questa in stecca, che ho fatto su un casino, con quella già in polvere. E vabbè, così sistemate la faccenda pezzettini di troppo. Dopo aver messo la cannella, prendiamo dei cogli di garofalo, io li metto sotto perché almeno gli dà sapore, li copro. Ecco, cannella che esce da tutte le parti, li copro. Ora che facciamo? Prendiamo il nostro piatto. Se volete, è il momento di metterci il dolcificante. Io ne faccio a meno, anche perché la mela cuocendo in microonde rilascia proprio un sughetto un po' dolce e quindi non è necessario, sinceramente. Però, se volete, ci potete mettere un cucchiaino di fruttosio. La mettiamo in microonde, io non ho di quei microondi super tecnologici che tu imposti tutto quanto, tipo la temperatura, io boh, non c'è scritto i gradi, quindi io lo metto in microonde per un paio di minuti e non saprei dirvi a che temperatura bisogna metterlo, come bisogna settarlo, fate un po' di prove, insomma, ci si mette un po' a capirlo. E ci vediamo a mela cotta. Ed eccole qua, sono pronte. Calde, mi piacciono perché profumano. Ora infatti vado a mangiarmele e niente. Riflessione: per ora ho tre iscritti: il mio ragazzo, mia sorella, la sorella del mio ragazzo. Al mio ragazzo le mele non piacciono, alla sorella del mio ragazzo non piace la cannella. Essenzialmente, Claudia, questa ricetta l'ho fatta per te, ti voglio bene. E speriamo che ci sia qualcun altro a cui piacciono le mele, oltre che a Claudia, e che voglia rifare questa ricetta. Ciao, vi saluto, alla prossima! Ciao a tutti!
Cambio di location, oggi siamo in cucina perché registro la prima ricettina light. Ciao a tutti, cambio di location, siamo in cucina perché oggi registriamo, anzi registro. Ciao a tutti, oggi siamo in cucina perché registriamo la prima ricetta light. Ciao a tutti, cambio di location, siamo in cucina.